organizzate che già in modo che quando venite, se volete dire qualcosa, venite qualcosa, vedete, prendiamoci un'intervista, vai, possiamo anche partire solo con la poesia, adesso ci vorrei dire. Io mi presento, grazie per l'età, bravo, forse meglio, e allora che sono curta, sono in una fiocca, scrivo da tantissimo tempo, ero piccola quando ho cominciato, e amo la poesia perché mi sta arrivando il nostro stato d'animo, e attraverso la poesia noi possiamo comunicare il bene, il male, il bello, il brutto, tutto quello che abbiamo dentro, e perché ci vuole ascoltare. Adesso mi vedo a caso, ho portato un po' di poesie. Leggo questa, tu sei ed io vorrei. Io questa l'ho fatta anche un video. I miei video sono sia sul mio sito che su YouTube. Sì, tutti i video che io faccio passano per YouTube e poi da YouTube passano nel mio sito, dal quale io poi li condivido su Facebook. Anche di questa vi ho fatto un video. Tu sei ed io vorrei. Sono qui a sognare una vita che non c'è, la mia vita che piano vedo lenta sparire all'orizzonte di un mare sconfinato. Tu viaggi fra le colline in valli profumate, io rincorro il vento che mi porta lontano. Tu sogni il tuo cavallo bianco che ti porta il sorriso del giorno nuovo, io declino il mio sguardo mentre ti accarezzo con un dito il volto. Il contorno ti segno nell'immagine riflessa da uno specchio appagato. Corri, gioca e l'altalena raggiunge il tuo cielo stellato. Io raccoglierò un briciole di vento, quel vento che si muove al tuo passaggio. Poi resto a guardare i miei sciocchi pensieri dal tuo percorso. Ascolto nel silenzio i tuoi perché, mentre giro le chiavi del mio cuore. Ti chiudo lì, per non vederti andare, ma il vuoto intorno echeggia, resto sola. Grazie, grazie. Mi sto facendo i complimenti. Ma deve andare, sì, io difficilmente ho partecipato ai concorsi. Ultimamente mi piace partecipare perché ho trovato un bel gruppo di amici e mi piace essere fra di loro. Leggere, e allora leggo questa, viaggio delle mie idee, non è caso, vedi? Quando guardo te, il cielo si colora di rosa, come le rose profumate a primavera, dalla testa nuvole salgono a riempire spazi vuoti, sono idee colorate che viaggiano nell'aria, come naviganti in cerca di mete sperate, sconfinate nei deserti della vita. Idee che si muovono veloci, prendono treni, si siedono su aerei supersonici, corrono oltre il muro del sole, abbracciando il mondo e lo portano a te, perché tu possa illuminare ogni prato fiorito, ogni stella luminosa, ogni orma calpestata.